Era la notte tra il 28 e il 29 maggio del 2016, intorno alle 5 del mattino, un'auto da Polla stava andando verso Auletta. Incontra per strada, qui, una carcassa, qualcosa in mezzo alla strada. L'auto è guidata da una donna, rallenta, scende. Non è una carcassa di un animale, è una donna uccisa. Lo si scoprirà dopo che è stata uccisa. La donna è priva di vita, si chiamava Isabella Panzella. La donna è al centro della carreggiata, il viso verso il cielo, il corpo è completamente bagnato, ha un leggings e una maglia alzata fino al seno. Una macchia di sangue esce da dietro la nuca, il sangue cammina lungo l'asfalto e si ferma dopo un po'. La donna che trova questo cadavere a terra chiama ovviamente subito i carabinieri, sul posto arrivano i militari della stazione di Auletta e quelli della compagnia di Sala Consilina. Iniziano gli accertamenti per capire come mai Isabella Panzella era priva di vita qui, in mezzo alla strada. C'è un particolare, soprattutto, che stona tantissimo. La donna è scalza, i calzini bianchi non sono sporchi affatto e attorno non c'è traccia delle sue scarpe. Questa è una storia nuova per la nostra trasmissione, per il Vallo Perduto. È la storia di un femminicidio di serie C, di un femminicidio che non ha soluzione. La storia di come Isabella Panzella è stata uccisa, abbandonata per strada, e che ora, a distanza di 3 anni, ancora non si sa chi è il colpevole. L'indagine è stata archiviata perché l'unico sospettato ha perso la vita. Poi andremo a scoprire bene come è andata questa situazione, ma Isabella Panzella merita ancora giustizia, merita attenzione, merita una luce sulla sua vicenda, perché questa luce su un femminicidio così atroce, una donna strozzata, lo si scoprirà poi con l'autopsia, da nessuno, in questo momento nessuno è l'omicida di Isabella Panzella. Isabella aveva 69 anni, andiamo a scoprire chi era. Perché aveva i vestiti bagnati? Perché non c'ha segni sul viso? E soprattutto, perché esce del sangue dalla nuca? Qualcuno ha lanciato il corpo di Isabella sull'asfalto? Questa è un'ipotesi che poi sarà quella reale, che però non viene subito presa in considerazione. Andiamo a scoprire quanti e quali dubbi ci sono su questa indagine, sul destino atroce di Isabella Panzella e soprattutto anche su chi era il sospettato e sui dubbi e domande rimaste irrisolte. Chi era Isabella Panzella? Perché è stata uccisa? Isabella Panzella viveva a Pertosa da anni, aveva 69 anni. Viveva qui, proprio nella piazza principale del paese, a pochi passi dal municipio e a pochi metri dalla chiesa principale. Era una persona litigiosa, aveva diverse denunce con diversi cittadini di Pertosa, soprattutto vicini. Aveva diverse manie, era molto molto pulita, una persona che teneva l'igiene in maniera esasperata. Per la prima volta noi entriamo in quella che è stata la sua abitazione per diversi anni, il luogo dove forse ha perso la vita. Isabella Panzella aveva 2 figli, erano partiti lontani, erano in Germania, all'estero, non stava più con il marito, viveva qui sola. Spesso si rapportava con il sindaco di Pertosa che le dava una mano. Si rapportava con il prete del paese e viveva qui, dove spesso litigava, faceva denunce, controdenunce, però non faceva del male a nessuno, anzi dai abitanti di Pertosa aveva anche una sorta di sostegno, anche se non sempre visivo. Qui forse, quella notte maledetta, tra il 28 e il 29 maggio del 2016, ha perso la vita. Siamo al secondo piano dell'appartamento di Isabella Panzella. Qui era la camera da letto, qui, affacciandosi, si va direttamente sulla chiesa, sulla piazza principale del paese, e a fianco i suoi vicini di casa. Un aspetto molto particolare, perché il vicino di casa, il suo fratellastro, è stata la persona che ha avuto più sospetti sull'omicidio di Isabella Panzella. Sospettato ma mai indagato. Infatti Benedetto Panzella, zio Benny qui a Pertosa, 81 anni, è stato sospettato dell'omicidio di Isabella. È stato subito ascoltato dal procuratore dopo il ritrovamento del cadavere
E dopo 48 ore, quando l'autopsia definì che la morte di Isabella Panzella era arrivata per strozzamento, è stato sentito più volte nella caserma dei carabinieri a Sala Consilina e ad Auletta, sospettato ma mai indagato, ce l'ha detto il suo avvocato quando zio Benny, Benedetto Panzella, era ancora vivo, perché Benedetto Panzella è venuto a mancare diverso tempo fa. Un giallo c'è sulla sua vicenda, perché quest'uomo, fratellastro, era anche scomparso per circa un mese, perché poteva allontanarsi tranquillamente non essendo stato indagato né avendo mai avuto limitazioni alla sua libertà. Si era allontanato, poi è ritornato in ospedale, è stato ritrovato in ospedale ed è morto per motivi naturali in ospedale. Ancora un aspetto su questa vicenda: le due vetture di proprietà di Benedetto Panzella, si tratta di un'auto e di un furgonato, sono state ispezionate dopo il sequestro da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, perché l'ipotesi è quella che Isabella Panzella, dopo che è stata uccisa, strozzata in queste parti, probabilmente anche qui vicino, è stata messa sull'auto, forse una di quelle due auto, portata giù nella parte bassa di Pertosa e buttata via per strada, gettata come un rifiuto. L'idea è quella, la paura, il timore, il sospetto è però un altro. Può un signore di 81 anni, sentito subito dopo il ritrovamento del cadavere, mentre camminava in modo claudicante con una stampella che prima di questo fatidico giorno non aveva, può aver portato da solo una signora che, pur se non pesante, era ormai cadavere? Potevano esserci dei complici, qualcuno che l'ha aiutato nel trasporto del cadavere laddove sia stato lui l'omicida? Questo è un dubbio fortissimo che attanaglia anche gli inquirenti e sono presenti anche nelle carte delle inchieste. Questo ce l'ha rivelato l'avvocato della famiglia di Isabella Panzella. C'è un altro aspetto particolare di questa vicenda che ha tanti risvolti ancora insoluti. Quel sabato sera un abitante di Pertosa inaugurava un locale a Maratea. Tanto movimento c'era qui in zona anche alle 3-4 di notte, quando presumibilmente c'è stato l'omicidio. Qualcuno ha notato una delle auto di Benedetto Panzella parcheggiato in modo diverso rispetto al solito, ma in pochissimi hanno parlato con le forze dell'ordine per raccontare cosa è successo quella sera tra sabato e domenica, nonostante Pertosa c'era tanta gente che stornava proprio dall'inaugurazione del locale a Maratea. Ci troviamo, per terminare questa inchiesta, questo racconto della storia di Isabella Panzella, del mistero del cadavere scalzo, proprio dove è sepolta Isabella Panzella, nel cimitero di Pertosa, in una zona davvero marginale rispetto alle altre tombe, perché presumo ci sia la possibilità di riesumazione del corpo laddove ci sia bisogno in fase di indagine, perché altrimenti anche questo fa male al cuore vederlo così staccato dal resto delle tombe, il ricordo di Isabella Panzella. Oggi con Il Vallo Perduto abbiamo voluto raccontare un mistero, una storia perduta, una vita perduta e per la quale c'è bisogno di giustizia, di verità, anche se ci sono dei sospetti, anche se ci sono delle indagini, c'è soprattutto mancata attenzione da parte di un po' tutti. E questa l'idea che abbiamo dopo aver raccontato i luoghi di questa tragedia, di questo omicidio, di questo femminicidio che non ha meritato neanche le attenzioni locali, non per non dire di nazionali. Questo è un femminicidio di serie C, questa è la morte di Isabella Panzella, una donna uccisa in modo atroce, strozzandola, così emesso dalle autopsie, con tanti misteri e indagini sviate. I suoi calzini bianchi, immacolati, era impossibile che poteva aver camminato da casa sua fino al luogo del ritrovamento del cadavere, diversi chilometri, però nessuno all'inizio ha dato attenzione a questo aspetto. Uno dei tanti misteri di questa vicenda, uno delle tante risposte che bisogna dare per ricordare, almeno con il senso di giustizia, Isabella Panzella.